tramonti sul deserto, città brulicanti, mari incontaminati, cibi esotici, danze sconosciute, occhi curiosi, donne e uomini mai visti prima. Ora non c'è più bisogno di sognare. È tutto vero. Inizia Pechino Express. Quest'anno si parte da territori abbastanza sconosciuti della Turchia, alcuni totalmente inediti al pubblico televisivo italiano. Dopodiché si passa in luogo, una storia millenaria, estremamente interessante da vedere, è molto difficile da attraversare per i nostri viaggiatori, e cioè l'Uzbekistan. Successivamente si va in una nazione che io amo moltissimo, che sta diventando un paese sempre più importante, non solo come luogo di turismo, ma è un punto di riferimento per le persone che lavorano anche in ONG che operano in quella parte del mondo, cioè la Giordania e anche la finale si terrà negli Emirati Arabi. Le dinamiche sono, devo dire, quest'anno molto molto affiatate, si vogliono bene le coppie, c'è sempre un rapporto che unisce in un modo o nell'altro. Vi faccio l'esempio della coppia padre e figlio, sono molto uniti, così come Rita Rusic e il suo giovane amante. Hanno tutti delle relazioni diverse, una coppia rispetto all'altra, ma tutte abbastanza interessanti da studiare antropologicamente per i telespettatori, non quanto i luoghi che si vedranno, ma comunque interessanti. Chiaramente sono però impegnati a gareggiare tra di loro, perché non dimentichiamo che Pechino Express è anche innanzitutto una gara. Ma non sono realmente sadico, sono solo una persona che fa il proprio dovere verso il telespettatore. Il spettatore vuole vedere queste coppie famose che soffrono un filino mentre sono costrette a viaggiare in luoghi del cui disagio non sono abituate. L'umanità intesa come la storia e storiografia delle culture è sempre fiorita quando c'erano per l'appunto viaggi e rotte commerciali attraverso le nazioni. Quando questi elementi della storia e della verità sono venuti a mancare, come ad esempio alla fine dell'Impero del Bronzo, ci sono stati periodi più bui della storia, quindi bisogna mantenere la curiosità e deve essere appreso tra le priorità di chi governa e chi gestisce l'apparato delle nazioni, di far sì che la gente possa continuare, possa tornare a viaggiare e a vivere il mondo, perché non è in un periodo che si dovrebbe neanche chiamare viaggiare. Spostarsi attraverso il mondo di cui facciamo parte è naturale, viaggiare sono innaturali i confini creati da noi. In questo itinerario vedo certo alcuni pregiudizi verso il Medio Oriente che vengono abbattuti, questa è una cosa molto importante, e vedo anche molto amore da parte dei viaggiatori verso se stessi e verso il mondo, quindi paradossalmente il cinismo televisivo li porta a riscoprire la vita.